la centrale a carbone di Civitavecchia chiaramente ha dei pesanti impatti sulla salute della popolazione, anche perché viene a seguito di 50 anni di servitù energetica. Ad oggi gli ultimi studi, quelli pubblicati dall'Osservatorio Ambientale e dall'Azienda di Sanità Regionale, parlano di un eccesso pesante di mortalità per tumori ai polmoni, alla pleure, alla trachea, al pancreas e all'intestino, nonché di mortalità per acuzie, di patologie respiratorie e dell'apparato genitourinario. Nella nostra esperienza siamo riusciti a testimoniare che nel complesso è una società inaffidabile, che usa come atteggiamento l'arroganza e la prepotenza senza calarsi come è dovuto nelle realtà del territorio. Gli impatti sul territorio degli impianti dell'Enel, nel caso della Spezia, come dire, il mantra dice che non si possono quantificare perché appunto c'è l'Enel, c'è il porto, c'è il sito SIN di Pitelli, eccetera. Nella realtà, come dire, noi abbiamo l'IST di Genova che già da tempo per l'Ilva di Cornigliano, quando ha dovuto chiudere la cokeria, è in grado di definire quale fonte produce quale inquinamento. Quindi secondo me, e anche secondo Federico Valerio, che è un chimico ambientale dell'IST, siamo assolutamente in grado di definire chi inquina quanto. Per tutti quelli che non vogliono la centrale a carbone, per tutti quelli che non vogliono la discarica sul nostro territorio, ad inquinare un posto che potrebbe sfruttare in molti modi diversi. Un argomento aperto non solo a Civitavecchia ma a tante altre città, dove insediamenti di centrali a carbone uccidono. Il motto che portano avanti adesso è un morto al giorno, se vi sembra poco. Ciao gente di Civitavecchia, noi ci siamo fatti 700 km per essere qua, stiamo salendo dalla Calabria e siamo qui e siamo felici di vedere una città che, nonostante i soprusi, nonostante le corruzioni, non si è rassegnata. E noi siamo qua perché vi vogliamo dire che da 40 anni a Rossano abbiamo avuto una centrale, e noi vi vogliamo dire che noi il carbone lo abbiamo fermato, quindi il carbone si può fermare!